Claudio, sì, ho trovato parcheggio sotto casa. Ho capito, no? Vaffanculo, figlio di puttana. Ti ho visto arrivare, sai? Pezzo di merda. Io non mi muovo. Non mi muovo. Prova a muoverti tu. Dai. Muoviti. Non ci provare, eh? Come? Ma dici a me? Ma dici a me? Ma dici a me? Ma dici a me? Non ci sono che io qui. Ma con chi ti credi di parlare? Ah sì, eh? Vabbè. Vabbè. È troppo gentile. Vuole che le dedichi un'altra aria? Le scarpe sono nuove, quindi vediamo un po' cosa posso dedicarle questa volta. Semplice, basterà riguardarla negli occhi. Come vuol, sarà per un'altra volta. Ho vinto! Faccia vedere. Ho vinto! Non rubare però. No, voglio solo controllare, lo faccio per lei. No, infatti non mi risulta. Come? Questo è un 3? No, questo è un 8. Allora si vede che ha visto per metà. Ah! Sì, ha visto per metà perché questo è un 8. Ma lei, ritenti sempre, perché la fortuna è cieca. Io vedo anche poco. Comunque grazie, signorina, davvero gentila. Oh, prego. Per me è un gran piacere poter aiutare il prossimo. Arrivederci. Arrivederci. Che botta di culo! 100.000 euro tutti per me! E vai! Signorina, e vai! Io cieco, ma sentire bene. Tranquilla, Tania. Tranquilla! Come diceva il grande Nino Manfredi, basta salute. Basta salute e un par di scarpe nuove e puoi girare tutto il mondo. E va accompagno da me. Tanto per cantare perché mi sento un friccico nel cuore. Tanto per sognare perché nel petto mi ce naschi in fiore. Fiore del lilla che mi riporti verso il primo amore che sospirava le canzoni mie e mi rintontoliva te bugie. Zan, zan.